devo piegare un pochino. Monsignor Valentinetti, inaugurazione oggi della Casa della Solidarietà Madre Teresa di Calcutta, un altro segno di accoglienza per tante persone che soffrono, che sono in difficoltà. Certamente, un segno di accoglienza veramente per tutti. Prima di tutto per le persone indigenti della nostra terra, e ne sono veramente tanti, che assistiamo costantemente e il bisogno qui a Montesilvano si fa sentire in maniera particolare. E poi anche per altri che in qualche modo possono bussare alle porte del nostro cuore e alle porte di questa casa perché trovino la possibilità di mangiare, la possibilità di essere accolti nelle loro necessità primarie e poi soprattutto anche l'emporio della solidarietà che sarà a disposizione delle famiglie, le nostre famiglie delle parrocchie che sono in difficoltà e che potranno quindi fare la spesa, come si suol dire, senza eccessiva difficoltà, cioè senza passare attraverso il famosissimo pacco viveri che potrebbe essere un po' obsoleto e soprattutto qualche volta anche un po' umiliante. Le cronache ci riferiscono che ormai giorno dopo giorno i nuovi poveri aumentano anche in Abruzzo, anche in provincia di Pescara, e voi toccate con mano con la Caritas queste difficoltà. Le tocchiamo con mano queste difficoltà e cerchiamo di rispondere a tutti. Io capisco che qualche volta con qualche punta un po' polemica si parla di una Caritas diocesana che apre il cuore e parrocchiale anche, che apre il cuore ai migranti sì e agli italiani no. Ma questo, mi dispiace, non risponde a verità. Accoglienza, solidarietà e soprattutto risposta ai bisogni primari di tanti cittadini che sono in difficoltà, che vivono la crisi ormai da tanto tempo, da troppo tempo. Questa è una valvola di sfogo, è una presa di posizione importante del Comune ma anche della Caritas per alleviare le sofferenze di quanti magari un tempo vivevano bene a Montesilvano anche nell'agio economico e che oggi purtroppo devono affrontare problematiche economiche importanti. Qualche residente però si mostra un po' insofferente a questa iniziativa. Ma non possiamo avere la presunzione che ogni iniziativa sia condivisa e accettata da tutti. Anche queste dimostrazioni di non condivisione devono essere prese in considerazione, affrontate e con un taglio pratico bisogna dimostrare loro che non c'è nessuna preoccupazione, che non ci sarà nessuna situazione di pericolo, ma che anzi la situazione verrà monitorata costantemente proprio per venire incontro alle esigenze del territorio.